Servizio idrico, i sindaci votano per la proroga nuove acque, esito a sorpresa dopo 3 ore di assemblea. Crack Etruria, procedimenti per truffa riuniti nell'udienza del 18 gennaio, coinvolti dirigenti e direttori di filiale. Caro spesa, aumenti del 3,6% nel 2017 su frutta e verdura, Coldiretti, colpa del clima impazzito. Arezzo, al via il piano contro le barriere architettoniche, primo intervento in via Garibaldi. 840 km di strade tornano dalla regione ad ANAS, ATSD Focus, il punto sulla viabilità toscana. Nuovo appuntamento con l'informazione su TSD in apertura il servizio idrico con i sindaci che votano per la proroga nuove acque, esito a sorpresa dopo 3 ore di assemblea. Proroga per nuove acque fino al 31 dicembre 2027, accompagnata dalla ridiscussione delle priorità degli investimenti, con maggiore attenzione ai territori colpiti dall'emergenza idrica nel 2017, prestazioni accessorie non più attive dal 2024 al 2027 e lo stop all'applicazione dal 1 gennaio 2018 degli aumenti inizialmente previsti. Questo è il risultato della seduta a fiume di oltre 3 ore dell'Assemblea dei Sindaci della Conferenza Territoriale numero 4 Alto Valdarno. Unico punto all'ordine del giorno, l'estensione dell'affidamento del servizio idrico integrato a nuove acque fino al 31 dicembre 2027. Una richiesta di estensione resasi necessaria anche per favorire l'assolvimento efficace del mutuo bancario che grava sulle casse di nuove acque. Si parla di oltre 40 milioni di euro di debito. Alla seduta hanno partecipato anche alcuni rappresentanti dei comitati e del forum toscano Acqua Pubblica. Dopo la relazione introduttiva del direttore generale dell'autorità idrica toscana, l'assessore del comune di Arezzo Marco Sacchetti ha proposto di sospendere la delibera e fare degli approfondimenti. Una proposta bocciata però dall'assemblea con 12 voti favorevoli, 14 contrari e 3 astenuti. A passare invece è stata la linea avanzata dall'amministrazione comunale di Chiusi della Verna, legando la proroga allo stop agli aumenti nel 2018 e alle prestazioni accessorie dal 2024 al 2027. Tra le voci più critiche quella del sindaco di Sansepolcro Mauro Cornioli, che ha espresso perplessità a circa 700.000 euro di prestazioni accessorie annue a cui Nuove Acque rinuncerebbe. Quanto ci guadagna Nuove Acque se possono proporci questo abbattimento di soldi in 3 anni, addirittura oltre 2 milioni? È stato l'affondo del primo cittadino biturgense. E torniamo a parlare di Banca Etruria, i procedimenti del filone di inchiesta per truffa che coinvolge alcuni dirigenti e direttori di filiale sono stati riuniti in una maxi udienza fissata per il 18 gennaio. Lo ha deciso il giudice Angela Avila accogliendo la richiesta del PM Andrea Claudiani di inserire altri 4 casi nel fascicolo. In udienza si sono costituite circa 20 parti civili. Sesto rinvio questa mattina per il processo per l'omicidio di Sergio Botti, pensionato di Castiglion Fiorentino, morto nel 2014 nell'ospedale della Fratta in Valdichiana a seguito dell'aggressione da parte di un degente con problemi psichiatrici, poi suicidatosi. Indagati per omicidio colposo e cooperazione colposa sono 6 operatori sanitari dell'ospedale. Nella prossima udienza fissata per il 5 aprile si dovrebbe decidere l'eventuale rinvio a giudizio. Caro spesa, aumenti del 3,6% nel 2017 su frutta e verdura, Coldiretti, colpa del clima impazzito. La frutta e la verdura che compriamo al supermercato la paghiamo il doppio del suo costo effettivo. Il motivo è il cambiamento climatico, ma il tempo è siccità acuiscono le storture del sistema distributivo con conseguenze dirette sul nostro portafoglio. A dirlo è Coldiretti con un'analisi dei dati Istat sull'inflazione del 2017. Nell'anno appena concluso si registra un rincaro dell'1,9% sugli alimenti, con picchi del 3,6, il triplo della media annuale per i prodotti non lavorati come frutta e verdura. Gli effetti sulla spesa sono destinati a farsi sentire anche nel 2018. La raccolta di miele negli alveari è praticamente dimezzata, denuncia Coldiretti. La produzione di vino è diminuita di un quarto e l'olio d'oliva registra un calo dell'11% rispetto alla media dell'ultimo decennio. Tra gli effetti della contrazione delle produzioni, oltre agli evidenti danni economici per le aziende agricole, anche il rischio per i consumatori di acquistare prodotti di importazione spacciati per italiani e venduti anche a prezzi più alti del normale.
Raccomandiamo la massima attenzione alle etichette e consigliamo acquisti diretti dagli agricoltori, sottolinea il direttore di Coldiretti Arezzo, Mario Rossi. Il trasferimento degli anziani dalla RSA Ninci di Mugliano alla nuova struttura di zona Pescaiola sarà effettuato entro il mese di gennaio. Questa mattina è stato firmato il contratto tra ASL Toscana Sud-Est e Coinè, finalmente sciolti i nodi normativi che hanno allungato i tempi. La nuova struttura, che sarà inaugurata lunedì 29 gennaio, accoglierà 25 ospiti residenti e 6 diurni. Primo appuntamento domenica 14 gennaio con la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani alle 21:15. La parrocchia ortodossa di San Giovanni Battista in San Bartolomeo d'Arezzo ospiterà la tradizionale preghiera ecumenica di Tesè sullo stile della piccola comunità monastica della Borgogna francese, che da 70 anni accompagna della preghiera giovani e adulti da tutto il mondo. Arezzo al via il piano contro le barriere architettoniche, primo intervento in via Garibaldi. 100.000 euro di investimenti in via Garibaldi è il primo passo con cui l'amministrazione di Arezzo dà esecuzione al piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche approvato dal Consiglio Comunale nel dicembre 2016. L'intervento sarà diviso in due lotti, il primo al via a marzo. L'intervento consiste nel rifacimento complessivo di tutto il tratto di marciapiedi che collega l'uscita della Cadorna su via Garibaldi fino al semaforo di via Guido Monaco. Abbiamo preso atto dell'importanza dell'intervento perché collega molti parcheggi per disabili che sono presenti alla Cadorna con il centro storico, e quindi a marzo con ogni probabilità partiranno i lavori per il rifacimento di questo tratto. Alla prima parte dell'intervento seguirà poi la sistemazione della porzione all'angolo con via Monaco, dove sorge la scalinata delle poste centrali. La giunta Ghinelli inizia dunque dal centro storico come primo dei 6 ambiti territoriali individuati dal piano. Tutti si erano un pochino sciacquati la bocca, diciamo così, con questo PEBA, dicendo che era assolutamente importante, fondamentale, che c'erano contributi di vario tipo provenienti da chissà dove. In realtà non ci sono contributi da parte di nessuno, sono contributi unicamente comunali, quindi non ci sono altri enti coinvolti o che hanno manifestato la volontà di sostenere questo importante settore. Sabato riapriranno le porte di Arezzo Classic Motors, che taglia il traguardo della 20ª edizione, 7 padiglioni dell'esposizione ad Arezzo Fiere Congressi, con uno spazio interamente dedicato al modellismo. Alle 15:30 nel padiglione Vasari si terranno le premiazioni dei campionati sportivi italiani del Vespa Club Italia. E rimaniamo su strada perché parliamo degli 840 km di strade che tornano dalla regione ad ANAS con il nostro TSD Focus, a cui vi lascio. Marcia indietro in tema di federalismo stradale. Dopo i decreti Bassanini, che nel 1999 hanno trasferito alle regioni circa 2/3 delle strade statali all'ANAS, ovvero circa 28.000 km su 36.000, ora il processo procede al contrario, dalle regioni all'ANAS. Già 4.000 km negli ultimi anni sono tornati alla società statale. A fine estate se ne sono aggiunti altri 6-7.000 circa e adesso arriva l'ultima tranche da 3.500 km, tornando così a una situazione simile a quella di fine anni 90. Un processo che coinvolge quasi tutte le regioni italiane, tra cui naturalmente la Toscana. Nella nostra regione in particolare torneranno nelle mani dello Stato la gestione di 840 km di strade, tra cui la Via Cassia, la Futa, la Pistoiese, della Val di Cecina, della Val di Cornia, Sarzanese Valdera e Direttissima. Il Consiglio regionale ha deciso di approvare lo schema di decreto elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che prevede il trasferimento di una serie di strade che fino ad oggi appartenevano alla Regione, che entrano quindi a far parte del patrimonio statale e che vengono quindi assegnate ad ANAS. Si tratta di una misura che ha riguardato quasi tutte le regioni italiane. Lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque uno schema che coinvolge numerose infrastrutture viarie in tutto il Paese, tra queste ce ne sono anche alcune pur strategiche e importanti che riguardano la Regione Toscana, e queste reti verranno quindi trasmesse direttamente allo Stato, con la conseguenza che la Toscana non avrà più benefici da questo sistema viario, ma non dovrà sostenere neppure più i relativi costi collegati alla manutenzione ordinaria e straordinaria di queste reti di collegamento. Il tutto però è frutto di un'attenta attività di concertazione che è stata compiuta tra le Regioni e il Ministero dei Trasporti e che si è concretizzata qualche mese fa proprio
anche in un accordo che è stato siglato tra la Regione Toscana e il Ministero dei Trasporti. Noi siamo assolutamente contrari, proprio perché per primi, lo diciamo gli stessi documenti, noi abbiamo espressamente detto che la vediamo come un'opera di neocentralizzazione, come che la Regione Toscana getta la spugna, perché stando ai precedenti accordi l'ANAS avrebbe dovuto contribuire per il 50% alla manutenzione di queste strade. Questi soldi non sono mai arrivati e ora la Regione cerca di ridare queste strade ad ANAS. Il fatto è che oggettivamente siamo preoccupati poi per la manutenzione di queste strade come di tante strade della Toscana, e come Lega portiamo avanti un'azione sulla sicurezza per stradale che, diciamo, purtroppo anche i recenti avvenimenti dimostrano come sia veramente un'urgenza in questo paese di mettere mani seriamente a questa dinamica. Certo, tutto ciò che è un ritorno indietro, un ridare delle competenze alle regioni, non la avversiamo con la massima determinazione. La stessa identica ragione per cui noi sapevamo perché si votava contro il referendum del 4 dicembre scorso, proprio perché è una mentalità del Partito Democratico quella di tornare a centralizzare il più possibile, e tutto ciò che allontana il controllo del potere dal cittadino non può che vedere fortemente contrari. La riorganizzazione nasce per garantire maggiore omogeneità nella rete stradale secondo direttrici nazionali e regionali. Un processo che avviene mentre è evidente la difficoltà della gestione della rete delle strade provinciali dovuta alla complicata situazione delle province stesse. Adesso la gestione da parte di ANAS di queste arterie, ad oggi affidate alle regioni, dovrebbe dunque ottimizzare la gestione e uniformare la qualità dei servizi per i cittadini, evitando la frammentazione delle competenze nella gestione delle strade e dei trasporti. Chi si occuperà della manutenzione, infatti, non si dovrebbe più trovare a dover fronteggiare interlocutori differenti, ognuno con un ventaglio di procedure diverse, e sarà possibile una più razionale gestione della rete, incrementando l'efficienza della manutenzione e dell'esercizio delle infrastrutture. Così il Consiglio regionale della Toscana ha dato parere favorevole allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e ha approvato la proposta di deliberazione sulla revisione della rete stradale. Adesso però si è affiancato un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico che impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti di ANAS per garantire una puntuale, ordinaria e straordinaria manutenzione, prevedendo i necessari interventi di potenziamento delle arterie regionali trasferite al demanio dello Stato. Nei mesi scorsi il governo con le regioni ha iniziato un percorso per fare in modo che alcune strade che negli anni scorsi erano diventate regionali ritornino di competenza statale, data la loro importanza e il fatto che siano arterie di particolare importanza anche per il collegamento intraregionale. In virtù di questo, dunque, oggi il Consiglio regionale ha votato il parere favorevole a questo processo che riguarda circa 6 strade regionali sul nostro territorio regionale. Noi come gruppo del PD però abbiamo accompagnato questa delibera da un atto in cui chiediamo alla Giunta di fare in modo che il Ministero e l'ANAS su questi tracciati faccia una particolare attenzione, cioè noi chiediamo che il passaggio dalla Regione allo Stato significhi da parte di ANAS un'attenzione particolare per questi tracciati, sia portando avanti gli interventi di adeguamento già programmati dalla Regione Toscana, sia in alcuni casi programmandone di nuovi, perché sono strade molto importanti di collegamento e hanno bisogno ovviamente di interventi infrastrutturali anche dal punto di vista dell'adeguamento. E noi vogliamo che quindi questo non sia solo un passaggio formale di titolarità, ma sia l'occasione affinché l'ANAS, grazie ai finanziamenti di cui è beneficiaria, possa mettere in campo tutta una serie di interventi, alcuni dei quali la Regione aveva già programmato e che ora dunque spetteranno all'ANAS. Le strade sono varie e nel nostro programma regionale c'erano adeguamenti previsti. Noi abbiamo chiesto per tutte queste strade, data la loro importanza, il fatto che appunto ANAS dia ad esse una particolare attenzione e che quindi il passaggio da Regione a Stato significhi un miglioramento dal punto di vista dell'adeguamento infrastrutturale. Per alcune appunto avevamo già iniziato, toccherà ad ANAS portarle avanti, invece per altre non c'erano interventi programmati ad ora e quindi questa può essere l'occasione buona per farli.